Ciao a tutti dalla bionda svampita, ho visto Nope. Non voglio fare spoiler, quello che vi dirò è che potrebbe sembrare un film che parla di una cosa e poi parla di tutt'altro. In realtà, della cosa di cui all'inizio sembra che parli, parla. Perché è esattamente quello. Noi siamo abituati a vederla in una determinata maniera, qui ti viene spiegata nella maniera, diciamo così, più terrestre possibile, ma parla di quello. Quindi niente, mi bevo una rossa doppio malto, perché ricordatevi che bionde vanno bene per tutto, ma la birra se non è rossa non vale un cazzo. Oddio, ci sono certe IPA che sono molto buone. Faccio pubblicità alla birra. Questa poi costava pochissimo, l'ho presa alla IMSS, ho detto fammi provare. L'unica cosa vergognosa, questa è una cosa proprio vergognosa, è il tappo che si apre così. Cioè gli americani aprono la birra così, gente che non sa bere, porca troia, vabbè. E invece di parlarvi di questa, vi parlerò di Nope. Nonostante possa sembrare un film social justice warrior, perché di bianco ci sono solo due, no, un personaggio solo, perché uno in realtà sì è bianco, ma si vede che non è di nazionalità americana. Quindi adesso, perché gli americani non sono americani, manco gli italiani, sono italiani, se per questo, quindi ha tutti i personaggi stranieri, un mix, c'è l'asiatico sposato con una donna che molto probabilmente è irlandese perché è davvero molto chiara, e con relativi tre figli, ci sono i due protagonisti di colore, la ragazza è pure lesbica, è splendida, ha un carattere perfetto, e appunto uno che li aiuterà durante tutta quanta la vicenda, Herrera mi sembra faccia di nome Gomez, non me lo ricordo, scusatemi, è colpa della birra, che poi è molto leggera, perché la birra deve essere saporita e non deve assolutissimamente essere alcolica, perché le peroni delle bevite, io bevo una cosa buona da bere, col sapore. Com'è questo film? Questo film non è il classico film di paura, orrore, proprio orrore no, anche se ci sono certe scene che mi hanno veramente scioccata un pochino, mi hanno messo molta tensione. Non è orrore, è paura, è il non sapere mai quello che succederà, come è giusto che sia, quando alla fine si scoprirà il punto centrale, ciò di cui parla il film, si scoprirà solamente verso la fine, e uno si renderà conto che in effetti è così, la paura che ti mette un determinato accadimento è esattamente quella anche nel nostro mondo terrestre. E dicevo, può sembrare un film social justice warrior, non è così, perché i personaggi sono fatti con i controcazzi, hanno tutti un cazzo di background, c'è l'asiatico, faccio piccolini spoiler ma non, cioè, per farvi capire il carattere, questo ragazzo asiatico a cui da bambino è successa una cosa tremenda e crede di essere tra virgolette l'unico sopravvissuto per una determinata motivazione, poi alla fine si renderà conto che è esattamente come gli altri di fronte a questo evento che accadrà, che mi piace tantissimo quel ragazzo asiatico, proprio come recita, santo Dio, è esattamente la persona che dice di essere, cioè vogliono tutti quanti in questo film approfittarsi di questo evento che succede per racimolare due spicci, o per un motivo o per un altro, i protagonisti appunto, la ragazza che va anche dalla psicanalista, che come dice al fratello, alla fine me ne scopo uno ogni tanto, gli dice, è bellissimo, cioè tu capisci che è lesbica da quello? Perché in effetti poco ce ne frega, quella è una battuta che gli fa il fratello anche per far capire che lei va da uno psicanalista, e ti fa capire, e lo vediamo anche durante il corso del film con i ricordi di quando era bambina, che determinate cose non le sono mai andate giù dalla sua famiglia e che lei se n'è andata via molto presto, infatti la sorella minore non stava lì quando è successo il casino all'inizio, che erano piccoli, poi il film fa lo scatto in avanti, il fratello maggiore non ce l'ha con lei perché la capisce e la protegge, si vede sin da quando sono piccoli che le dice non ti preoccupare, io ci sono, le fa questo gesto che sembra ti osservo, ma in realtà lui la guarda sempre perché lui le vuole molto bene, sa di essere il maggiore, sa di essere quello con più responsabilità tra virgolette, ma quello che sa di non potersi di non poter contrastare il loro padre,
sanno che il padre che carattere abbia, l'ha comunque cresciuti, gli ha dato comunque un affetto non proprio tanto grande, ma una stabilità economica, loro lo sanno, lui lo sa, e fa sì che la sorella riesca ad andarsene via da lì e non le dirà mai nulla, e anzi cercherà sempre di proteggerla. Alla fine c'è una scena che di Social Justice Warrior non c'è un cazzo, il classico principe azzurro, ed è bellissima. È bellissima, perché chi c'ha più cervello lo usi, chi c'ha più forza la usi. È una scena splendida e mi è piaciuta da morire, nonostante lei stia facendo una cosa anche molto importante e lui ne fa un'altra altrettanto importante. È bellissimo. Io non voglio fare spoiler, però veramente è un film che ti lascia veramente bene, perché i personaggi sono recitati in una maniera incredibile, hanno un background. Ecco, c'è anche un altro personaggio, il regista, che si vede che praticamente vive solo ed esclusivamente per montare dei filmati di tipo National Geographic, molto più cruenti. Lui è un bravissimo regista e non si sa per quale cazzo di motivo stia facendo quello e non filmoni allucinanti tipo Avatar, no? Perché è veramente in gamba, sta fisso costantemente sul suo lavoro, e alla fine farà qualcosa per cui ti farà capire che in effetti il suo background è reale, il suo lavoro sta qui e qui comunque rimane, qualsiasi cosa accada, lui è per quello che vive, ed è bellissimo. Nonostante io non sia una vera e propria fan delle donne di colore, anche se penso, perdonatemi, che per la maggior parte, anche se sono molto poche nel cinema, recitano molto meglio delle donne che non sono di colore, e con donne che non sono di colore non intendo solo bianche, e forse sono più espressive, più caricaturali di viso, proprio per i loro lineamenti più marcati di quelle che non sono di colore. Ma questa ragazza qua mi è piaciuta particolarmente perché l'ho trovata molto poco, cioè non era una che faceva vedere per forza quello a cui appartiene. È un'attrice, secondo me, le dai una parte, le dici che chi è il personaggio, lei se lo crea, lei se lo ha creato. Ecco, secondo me è così, è una bravissima attrice. Non faccio spoiler, quindi non vi dico neanche nomi, cognomi, anche perché non me li ricordo, ma mi ha veramente colpito questo film. Questo film è come vedere da bambini uno dei più truculenti film del National Geographic. Ecco, ti dà questa stessa identica botta. Quando sei bambino e pensi che gli animali sono tutti carini, poi ti rendi conto che anche il canide delle steppe è una bestia immonda, se lo lasci nel suo habitat, giustamente. E questo film ti dà la stessa sensazione di oh Cristo, non avrei mai immaginato. Quindi la bionda svampita per ora vi saluta, vi do appuntamento al prossimo film. Questa cosa la dovevo dire perché mi è piaciuto, sebbene io l'abbia visto in due momenti differenti, purtroppo ho dovuto spezzare. Ci sono i momenti di tensione che senza il jump scare salti comunque, cioè salti uguale. C'è un jump scare che mi è piaciuto tantissimo perché è fatto veramente bene, e ci sono altri richiami che in cui si vede questa casa con tutto sangue sopra, che mi ha molto richiamato ai film horror tipo La Casa, non lo so, mi ha proprio richiamato a quelli, e ho avuto. E poi c'è questa canzone che canta il regista, la canta in una maniera un po' diversa, un occhio, un corno vola e mangia uomini viola. In realtà non è proprio così, lui la declama in una maniera che ti mette un po' inquietudine, perché subito vai a pensare, aspetta, allora si riferisce a qualcosa di preciso, di che cosa parla. Vi metterò la canzone alla fine e ringrazio tantissimo una mia cara carissima amica che mi ha detto di vederlo, mi ha detto: io non ti spoilerò niente, non guardarti un cazzo di trailer perché ti spoilera tutto, non li ho visti grazie a lei. E ho guardato il film e mi è piaciuto, sinceramente sono felice che abbiamo gli stessi gusti, cara fiammella. E comunque un bacio, ciao a tutti dalla bionda svampita, al prossimo video.